È tornato, Elio. Come ti senti? Dove sono? Come? Non ti ricordi niente? In macchina. Sono uscito di strada. Hai bevuto? Assunto droghe? Ma chi io? Dov'è il mio orologio? E questo? Dico il mio. Va bene, rimani sdraiato che io torno subito. Non ti muovere. Pare di essere scena. Elio! Oh, non posso spaventare. Sei venuto giù tipo un'insolazione. Costanza. Vabbè, ma non stai bene, no? O se però no? Ti prendo una camomilla? Una coca? Vabbè, un Campari, dai. Un'estate fa, anche se a me sembra che siano passate diverse estati, ci sono un sacco di indizi, il Super Santos, gli orologi Casio, le cabine telefoniche, ma voi esattamente da che estate provenite? Dall'estate degli anni 90. Beh sì, del 90 proprio. Eh sì. Ah, è vero, del 90. Del 90. Del 90. Beh, non era il 2023. No, esatto. Sicuramente no. L'avevo intuito, devo dire. Sì. I mondiali, il gol di Schillaci. E tutte quelle Super cose Santos. Di cui io non so nulla. Super Santos, sì. Che comunque. Ci siamo cresciuti. Sì. Sì. Ma Filippo, il tuo personaggio vedo che è veramente spaesato. Si sveglia e sembra non sapere dove si trova. Come mai? Perché effettivamente non sa dove si sta trovando in quel momento lì. Lui in realtà ha 50 anni. E fa un tuffo nel passato, si risveglia nel suo corpo di diciottenne e sta iniziando a capire che effettivamente non è un sogno ma probabilmente è una nuova realtà che lui ha già vissuto e che ha la possibilità di rivivere. Quindi voi interpretate Elio e Costanza da giovani. Sì. Esatto. Poi ci sono le vostre controparti, diciamo, nel presente. Esatto, che sono Lino Guanciale e Claudia Pandolfi. Com'è stato lavorare con loro? È molto interessante, cioè molto, molto figo. Poi in realtà non è che ci siamo incontrati sul set, perché ovviamente siamo la stessa persona, quindi non potevate mai esserci contemporaneamente. Ragione per cui penso anche tu con Claudia c'è stato un lavoro iniziale, sì. Ma neanche troppo specifico, almeno parlo per me, non so come abbiate lavorato tu e Claudia. Ma no, sì, si è cercato di dare una linea comune al personaggio, di mantenere, poi ovviamente i personaggi da giovani ad adulti cambiano tanto, entrambi. Tra l'altro c'è un... Scusa se ti interrompo. No, è interessante, guarda, perché sì. Noi non conosciamo Elio da giovane in realtà, perché Elio continua ad avere la testa del cinquantenne,
pur nel corpo del diciottenne. È vero, questo è vero. Quindi c'è questo suo sguardo sugli altri che è inevitabilmente diverso, però è poi bello vedere l'autenticità, no, dei giovani che poi gli danno un'energia e una spinta che gli faranno cambiare idee su molte cose, molte prospettive del presente. Quindi Filippo, il tuo personaggio Elio torna nell'estate del 1990, ma perché proprio quell'estate? Succede qualcosa? Proprio quell'estate succede che Arianna, la ragazza della quale lui è innamorato, scompare. E lui proprio in quei giorni della scomparsa ha un'amnesia, quindi non ricorda bene che cosa è successo, e dopo 30 anni viene ritrovato il corpo della ragazza all'interno di un'auto sul fondo di un lago, e da lì riprendono le indagini. E per questo, essendo lui molto legato sentimentalmente a questa persona, ritorna nell'estate del 90 e cerca di capire se effettivamente questo passato lo può cambiare oppure è soltanto un'illusione, o quantomeno però tenta di indagare il più possibile per fare chiarezza sul presente. Martina, io ho visto la serie in anteprima e mi è rimasto impresso questo dialogo tra il tuo personaggio Costanza ed Elio da adulti, e in cui Elio dice: eravamo tanto amici io e te, e Costanza risponde: eravamo tante cose. Questa cosa fa intuire un po' che il loro rapporto forse andava oltre l'amicizia, era un po' più complesso. Beh sì, diciamo che Costanza l'avrebbe voluta tanto questa cosa qui, cioè che andasse oltre l'amicizia, perché poi loro sono un po' migliori amici. Sì. Però lei prova qualcosa di più, diciamo la Costanza giovane è un po' sofferente nei confronti di Elio, perché non è vista, cioè lui non la vede, per lui è un po' invisibile, e quindi c'è questo dolore, però lei non riesce a non essere premurosa nei confronti di Elio. Questa è una cosa che si porta dietro per tutta la vita, infatti anche Claudia, anche Costanza grande è super premuroso, cioè non riesce, perché in fondo è che gli vuole tanto bene. Sì. Nonostante. Guarda, non mi si fa pensare. Si vede subito, guardando quella scena si intuisce, secondo me, molto dei loro personaggi e del loro rapporto. È vero, molto vero, sì. Ma io penso che guardando questa serie poi il pubblico si chieda: si può quindi cambiare il passato? Beh, effettivamente. Allora, non ce lo dire, perché assolutamente questo sarebbe un mega spoiler, e qua abbiamo una regola ed è no spoiler. Ah, sì? Certo. No, perché noi volevamo raccontare. No, nessuno spoiler. Pure l'ottavo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essermi venuta a trovare. Grazie. E non vedo l'ora di vedervi in azione. Grazie. Grazie mille. Anche voi.